non c'ho proprio nulla da nascondere, io non c'ho niente da rifardirmi, da ripensare, cioè io sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così. E quella è stata la mia vita, mi sono morti tanti amici e sono contentissimo di essere quello che sono, cioè, questo, così i giornalisti domani si divertiranno, però questa è la realtà, io non ho nulla da nascondere, non ho nulla da non essere quello che sono, questo sia ben chiaro. Ribadisco, come hanno confermato i carabinieri del ROS che mi hanno controllato tutto quel tempo, che io ho mai avuto contatti né traffici di stupefacenti di nessun tipo, noi siamo sempre stati ostili, ci stanno anche delle intercettazioni che possiamo, guarda, ce n'ho qui proprio una bella, ce ne sono bella, tantissime di intercettazioni in cui lei manifesta però il suo fastidio, soprattutto per gli articoli, aspetti un attimo, di giornale che riportavano notizie in merito a un suo asserito coinvolgimento in traffico di stupefacenti, è una cosa, lei dice in diverse intercettazioni, mi manda al manicomio. Sì, no, ma infatti, ma ce ne stanno tantissime, cioè adesso se vuole qualcuno gliela dico, poi dopo le daremo tutte al presidente, insomma. Cioè, io l'articolo dell'Espresso per cui io mi arrabbio è per il traffico di stupefacenti, solo per quello, a me del resto mi possono accusare di qualunque cosa, io col traffico di stupefacenti diciamo c'è un'ostilità preconcetta, ma non è che è una questione morale, però è proprio una cosa mia, una cosa personale, di cui manco voglio parlare. Però eccola qua, 38/50/12, 12/24 del 31/2013, Carminati brucia con l'amico mio. Si capisce il nostro atteggiamento contro la droga, siamo noi due, quindi ovviamente siamo sinceri. Lo sanno che la droga ci ha sempre fatto schifo, mi fa schifo per principio, non voglio avere nulla a che fare, mi possono accollare qualunque cosa ma la droga mi fa vomitare, è più facile trovare la droga nelle tasche di chi mi pedina che nelle mie. Tutto questo è anche nel contesto di Grilli e articolo Abate, perché questo qui era un altro articolo che era uscito il 21 sull'Espresso e noi commentiamo quello. Se volevamo fare la droga cominciavamo 15 anni fa, eravamo ricchi e manco ci bevevano, la droga mi fa venire l'esaurimento nervoso. Cioè, questa, se la vogliamo ascoltare, non lo so, ma ce ne stanno tantissime, adesso le descriveremo tutte al Presidente, cioè non è che... Ha dato gli estremi di questa, sì. Sì, l'ho dato, ma anche 38/50/12, il 1100, quella che ho con Guarnera, 21/25/1/2013, con Guarnera, io la droga Massimo, non l'ho mai venduta, Massimo, il Presidente non l'ho mai le conosce perfettamente, non c'è bisogno che ce le rileggi, no, il Presidente però, le conosce perfettamente. Ma però magari qualcosa, noi le abbiamo viste, ma... No, Presidente, io le indico, adesso le indicherò poi tutte dentro per bene, in maniera cronologica, perché è una cosa a cui tengo, perché cioè, qui è venuto Grilli, io la prego, si legga l'interrogatorio, Grilli a me mi chiama al 12° interrogatorio, non mi chiama al primo interrogatorio, mi chiama dopo che c'è un processo di primo grado, l'ha fatto il dottor Cascini, che adesso non credo, non l'ho visto che non c'è più, però il processo l'ha fatto il dottor Cascini. Grilli mi chiama un anno dopo il processo, due anni dopo il processo di primo grado, e mi chiama perché il suo avvocato Capograssi, che era l'avvocato di Abbatino, gli ha detto chiama Carminati perché così ti prendi la protezione. Lei si lega quel verbale, il verbale in cui mi chiama, e si rende conto che è una fandonia, quello è il 12° interrogatorio, ha capito? Lei lo legga quell'interrogatorio di Grilli, quello dove mi chiama, quello lo fa lui dopo che sono stato arrestato, dopo che sui giornali esce come pentito. Gli interrogatori di Grilli sono già agli atti. Però vorrei che chiedo espressamente al Presidente che se lo legga, il Presidente è una persona esperta, ha fatto quel tipo di processi, ecco, guardi, vorrei che se lo leggesse. Anche Buzzi mi ha invitato a leggere, allora è nostro dovere leggere tutto. No. Quindi, Presidente, guardi, ci sono 4 milioni di atti, vuol dire che, leggete questo, vuol dire che la Camera... Ci leggiamo tutto, su questo state... Presidente, se lei si leggerà tutto, la Camera di Consiglio durerà 2 anni e mezzo, Presidente, io onestamente con quello leggendo. Che è stato riversato in questo processo... Sì, quello no, che sto si scherzando. Man mano si legge, non è che leggiamo però è una cosa a cui tengo questa qua della droga, Presidente, è una cosa a cui tengo, mi creda, è una cosa a cui tengo, è una cosa che mi dà molto fastidio, cioè, e lo dico in tutte le salse, e posso confermare che... L'ostilità nei confronti dell'articolo del dottor Abate era soltanto per il traffico di stupefacenti, perché del resto non me ne poteva fregare nemmeno. Comunque faremo una crono, cioè manderemo tutti i rit anche su questa cosa, Presidente. Poi, però voglio confermare che l'avvocato Capograssi era l'avvocato d'Abatino. L'avvocato che c'aveva, che poi può essere pure che Grilli ha detto una fandonia quando ha detto che è stato l'avvocato a consigliargli di chiamarmi, però
non capisco perché non è stata notizia di reato quella. Io vorrei capire se è vero che l'avvocato Capograssi, avvocato di Maurizio Abbatino, a un certo punto consiglia a Grilli di chiamare Carminati sul traffico di stupefacenti. C'ho questa curiosità, Presidente. Mi scusi se m'accoro, ma certe volte, cioè, sa che c'è, io sono uno sospettoso, cioè, mi farebbe piacere capire le cose quando succedono, soprattutto quando non sono vere. E Grilli sapeva benissimo che io il traffico di stupefacenti non lo facevo, né con lui né con nessun altro. Senta, Grilli ha anche dichiarato nel corso del dibattimento di aver parlato con lei, di aver commentato Romanzo Criminale insieme. Grilli sostiene che le avrebbe chiesto se era contento lei di essere stato rappresentato da Scamarcio. E lei avrebbe risposto, anzi, prima mi dica se è così, se effettivamente avete avuto questo dialogo. Guardi, io non mi ricordo di questo dialogo. Sicuramente chi mi conosceva sapeva che quello era un argomento che non doveva toccare. Gli amici miei non lo toccavano quell'argomento, scherzavano, ma fino a un certo punto, perché era una cosa che a me disturbava molto. Cioè, io non ero contento di essere accomunato a tutte queste sciocchezze, a questo sciocchezzaio. E quindi può essere pure che lui me l'ha detto, avrò svicolato, ho detto, ma io ero molto più bello, può essere. La battuta potrei averla fatta io, cioè, quando avevo 20 anni ero molto più bello e Scamarcio, soprattutto quando ero in te. Era questa. Può essere pure, se ho fatto la battuta, occhio e croce, però non avevo tutta questa confidenza con Grilli, onestamente. Cioè, è una battuta che comunque mi facevano tutti, perché quando uscì Romanzo Criminale, tutti quanti, Scamarcio, Tu sei il nero, ho visto che l'hanno fatta anche in cooperativa, cioè, quindi può essere pure che sia stata fatta, ma non vado fiero di questa cosa, era un continuo, rompevano tutti le scatole con tutte queste vicende ridicole in cui io apparivo come un buffoncello di quartiere, una cosa di cui non sono mai stato fiero, una cosa che mi dà molto fastidio, però purtroppo ormai è così, ormai è un dato di fatto, ormai siamo personaggi da fiction, come si dice. Senta, invece Sebastiano Cassia, lei lo ha conosciuto durante la sua detenzione a Re Bibbia? Sebastiano Cassia non può avermi conosciuto quando dice lui. Sebastiano Cassia, aspetti, io non l'ho mai aspetti visto. Un attimo, ripeta che non si è sentito bene, non è arrivato l'audio. Quello che ha detto, per favore. Allora, Sebastiano Cassia non può avermi visto quando dice lui, a parte sto Sebastiano Cassia che si inventa questa storia delle rapine, non sappiamo quali sono le rapine, non sappiamo chi l'ha fatte, non sappiamo le armi, non sappiamo nulla. Diciamo che comunque sia fa parte di una delle tante fandonie, neanche delle leggende metropolitane, perché l'ho visto qua, l'ho sentito, l'ho ascoltato attraverso il tramezzo, quindi mi è bastato e avanzato, però visto che dobbiamo fare un riferimento, il riferimento è che nel 99-2000 io non posso aver visto né Sebastiano Cassia, né Michele Senese, né nessuna Re Bibbia, perché io vengo arrestato, vengo portato al G13 di Re Bibbia, quello che adesso è il 41, vengo isolato assolutamente, vengo messo dentro una cella 7 giorni a spioncino chiuso, quindi non ho mai avuto contatti neanche con i lavoranti, mi prendono, mi portano a Spoleto, faccio altri 40 giorni di isolamento e poi mi mettono in una sezione EIV, quindi io non posso aver mai visto nel 99-2000 sto Sebastiano Cassia, né Michele Senese, né nessun'altra Re Bibbia, Presidente, potete controllare come volete e vedete che io vi sto dicendo la verità. Va bene, abbiamo fatto, cioè, quindi io che io devo parlare con sto detenzione. Senta, e Michele Senese lo conosce, forse non lo ha... Michele Senese, sono stato arrestato con Michele Senese per il processo alla banda della Magliana, abbiamo fatto 3 o 4 anni insieme a Re Bibbia, lo conosco benissimo, quando stai 3 o 4 anni insieme in co-detenzione con una persona, stava la cella a fianco alla mia, cioè, lo conosco molto bene, è per quello che io vado a salutarlo quando esce lo vado a salutare, è un amico mio, cioè ero contento che era uscito dopo non so 10, 8, 10, 12 anni, sta sempre in prigione, poveraccio, lo vado a salutare, certo, ma lui era libero, io ero libero, non è che lui era latitante o io ero latitante, ci siamo incontrati, ci siamo salutati, non abbiamo assolutamente litigato perché non abbiamo interessi di nessun tipo, ci vediamo, ci salutiamo e poi non lo vedo più, punto.
Lei si riferisce a quell'intercettazione in cui lei dice sono contento che è uscito Michelino? Certo, vorrei vedere che non fossi contento che qualcuno esce dalla prigione. Quando qualcuno esce dalla prigione io sono contento, mica da evaso. A parte che sarei contento anche se qualcuno evadesse, per dire. Però in ogni caso non... esce Michele Senese, sono contento, era 7-8 anni che stava detenuto, ma cioè che devo dire, è una persona che conoscevo bene, ci sono stato 4 anni insieme, ma che stiamo scherzando? Comunque non ha avuto, poi non ha mai avuto alcun tipo di interesse. Ma io non sono mai stato imputato, non siamo mai stati imputati insieme, esclusa la banda della Magliana, cosa da cui lui peraltro è andato assolto in primo grado su parere, cioè su richiesta del pubblico ministero. Lui fu assolto su richiesta del pubblico ministero per il processo alla banda Magliana dopo non so quanti anni di detenzione. E poi niente, ma io con lui non sono mai stato imputato, non abbiamo un capo di imputazione insieme, non abbiamo un'indagine insieme, non abbiamo niente insieme. Però quando stai quattro anni in prigione... Ma sostiene che lei mantenesse rapporti con altre realtà criminali? Ma io conosco, e una di queste era rappresentata da Michele Senese. Guardi avvocato, io sono stato talmente, io credo essere stato, adesso non lo so, ho perso il conto, 13, 14, 15 anni in prigione, ho conosciuto tutti i pregiudicati romani, quasi tutti i pregiudicati italiani, perché ho fatto parecchi carceri, vorrei vedere che non, cioè, qual è il problema di conoscenza? Il discorso sono le attività, io non ho mai avuto attività con Michele Senese, punto, né con altre realtà criminali, non risulta. E invece quel con Cleto Di Maria, credo di aver detto. Cleto Di Maria era un ragazzo che faceva politica. Sì, così si chiama. L'ha ragazzo, conosciuto sempre in carcere? Era un ragazzo che faceva politica quando era ragazzo, Cleto, come no? È uno dei tanti ragazzi che conosco che stava su Ostia. Sì. Di Maria. Presidente, lì qui io apro una porta aperta perché lei ha fatto il processo quello di Fasciani, quindi sa bene se può essere mai uscito il mio nome in quel processo. Io qui non ho bisogno neanche di difendermi. Lei quel processo l'ha fatto, lo conosce, quindi è come se un domani si parlasse di questo processo. Ma io conosco tantissimi pregiudicati, io conosco quelli come me, non è che voglio dire. Però fra tanti pregiudicati conosco pure persone normali, insomma, però di solito non frequento pregiudicati, tendo a frequentare persone migliori di me e quindi però conosco tanti pregiudicati, cioè voglio dire sono stato indagato tante volte, sono stato in galera tante volte, ho fatto tanti processi, quindi si presume che conosca bene la realtà criminale, cioè voglio dire, sarebbe strano se non conoscessi tutti questi pregiudicati. La procura indicava Senese, Fasciani e poi Casamonica. Con i Casamonica no, ha mai avuto rapporti? Io Carmine Fasciani non lo conosco. Fasciani non lo conosce, però no. Cleto Di Maria veniva Di Maria, indicato sì, come soggetto appartenente al clan Fasciani. Cleto Di Maria, benissimo, certo. Ma conosco tanta gente di Ostia, conosco tanti ragazzi che hanno fatto politica a Ostia negli anni 70 e che poi magari hanno avuto vicissitudini simili alle mie e siamo rimasti comunque amici.